E ben ritrovati a quella che, ahimè, è l'ultima lezione del nostro laboratorio sul cinema d'animazione. Oggi riprendiamo da dove ieri abbiamo interrotto, quindi con Michele ieri abbiamo, nel pomeriggio abbiamo cercato di riprodurre la camminata di un personaggio. Come diceva ieri Michele, questo in realtà non è così semplice, ecco, anche perché nel comprendere come animare una camminata veramente è possibile poi comprendere quelle che sono le basi, no, dell'animazione, appunto le basi del movimento, ecco. Oggi proseguiamo appunto da dove ieri ci siamo interrotti e ci concentreremo su un aspetto particolarmente affascinante, cioè lo studio del character, del personaggio, e questo lo faremo appunto per la mattinata. Io appunto, dato che siamo un po' in ritardo, non sottraggo molto tempo, però volevo giusto appunto fare un ringraziamento, dato che questo è l'ultimo giorno, ne approfitto adesso perché poi insomma la sera magari chi non c'è, il pomeriggio chi non c'è nello streaming eccetera. Innanzitutto ringrazio l'Arti Puglia, che appunto grazie all'Arti e allo staff dei laboratori dal basso che siamo riusciti appunto ad organizzare la prima edizione di schegge animate. Ringraziamo lo spazio che ci ospita, lo spazio box, veramente gentilissimi e veramente molto disponibili. Ringrazio, aspetta, Lello Losito, il nostro tecnico che ci dà assistenza audio e video, e soprattutto di cuore ringrazio Michele, ringrazio i docenti che insomma sono venuti qui a Bari, sono stati tutti carinissimi, veramente ci hanno dato tantissimo. E io invito chi voglia avere insomma il materiale, che magari non è venuto a lezione però voglia avere il materiale, le dispense che i docenti ci hanno lasciato, a scriverci o sulla pagina Facebook della Scatola Blu o dell'evento Schegge Animate, oppure potete scrivere alla Scatola Blu, @gmail.com, e fare richiesta appunto di avere il materiale che i docenti hanno lasciato. Io giusto un'ultima cosuccia volevo ricordarvi, che ecco, dato che questo laboratorio è stato fortemente emiliano, ecco. Insomma, abbiamo avuto a parte le insomma Antonia Silvaggi e Laura Bove, che insomma sono romane, però abbiamo avuto appunto Michele, Andrea Martignoni, Roberto Paganelli, insomma bolognesi come della zona emiliana. E volevo ricordarvi che a Bari c'è, a partire da oggi pomeriggio, la mostra di un altro appunto artista, di un altro illustratore, in questo caso emiliano, Guido Volpi, Passaggi, e si terrà al Flying Circus, che è un locale che si trova nella città vecchia di Bari, l'indirizzo strada Palazzo di Città numero 51. La mostra ci sarà a partire da oggi per una settimana, dalle 18 in poi, quindi chi voglia fare un salto, oggi questa sera ci sarà anche l'autore, ci sarà anche Michele Bernardi, quindi chi voglia tormentare ancora Michele con questa vuole aggiungerlo poi oltre l'orario di lavoro al Flying. Va benissimo. E sempre al Flying inoltre è possibile acquistare, per chi lo voglia, il DVD animazioni, sia la animazioni 1 che animazioni 2. È una raccolta curata dai laboratori ottomani con il meglio dell'animazione italiana, e insomma chi voglia appunto acquistarlo può trovare questi DVD al Flying. Ecco, detto tutto, grazie ancora, nel caso in cui poi ci sia il fuggi del sabato pomeriggio tardi, ed enjoy appunto l'ultima lezione di schegge animate. Benissimo. Grazie Saba, io a questo punto sono io a dover ringraziare la Scatola Blu, Saba, Sara, Bari, i baresi, insomma, e voi adesso, i ragazzi che sono qua a fare questo corso, sono stati bravissimi, tutti promossi. Allora, facciamo un passo indietro, ricominciamo da una considerazione, quella che secondo me era importante quando ci approcciamo all'animazione. Ieri vi ho detto che guardando una pellicola cinematografica, ma anche una pellicola di un film d'animazione, vediamo dei fotogrammi in sequenza. In realtà l'animatore
non lavora disegnando i fotogrammi, i disegni in sequenza, ma fa un lavoro di preparazione, cioè deve considerare quali sono i movimenti principali di un percorso, di un'animazione, per cui ci sarà ricordatelo perché è importante, un punto di partenza dell'animazione e un punto di arrivo, quello c'è sempre, e in mezzo c'è un movimento, per cui l'animatore deve considerare, deve verificare quali sono i punti principali di un'animazione, si chiameranno fotogrammi chiave, ecco, e fotogrammi base, insomma, i base sono il punto di partenza e il punto di arrivo. E poi il lavoro rimanente è l'intercalazione, collegare tutti questi punti, questi fotogrammi chiave tra di loro, significa andare a intercalare. Questo è molto importante per due motivi. Primo, perché abbiamo il controllo del tempo dell'animazione, noi sappiamo che dal punto di partenza al punto di arrivo sono 2 secondi, a passo 2 sono 24 fotogrammi che dobbiamo disegnare. Quando prepariamo questi 2 secondi di animazione sappiamo benissimo, sappiamo che da questo punto a quest'altro punto dobbiamo disegnare 24 fotogrammi e che noi andremo comunque a verificare quali sono i punti chiave, i fotogrammi chiave e collegarli tra di loro. Questa è la prima cosa importante. L'altra cosa importante di questo modo di lavorare è che abbiamo il controllo delle proporzioni del personaggio, cioè nel senso che se noi disegniamo se disegniamo questi fotogrammi chiave nel modo giusto, non ci sbaglieremo mai quando li andremo a collegare, manterremo sempre le proporzioni perfetta, senza perderci, senza distrarci, senza perdere proprio le proporzioni. Allora, stamattina, ieri avete fatto tutto un bellissimo lavoro, anche veramente, anche chi ha meno attitudini nel disegno. Però tutti avete fatto un lavoro quasi perfetto, che va benissimo. Stamattina, sopra questi i vostri riferimenti, andrete, perché siete voi a lavorare, praticamente, andrete a studiare un personaggio, anche semplice, però lo studiate, questo model sheet si chiama, insomma, un vostro personaggio di vostra inventiva, e poi dopo lo riproducete nella camminata che avete fatto ieri, modificando, andando a correggere quei piccoli errori che ieri avete fatto, e in modo che verrà fuori una camminata perfetta con un vostro via andare. Allora, no, in questo senso, cercate, vi costruite il vostro personaggio, immaginatevelo in una posizione frontale, in una posizione di profilo come poi sarà su quello che dovrete disegnare voi e eventualmente anche una vista posteriore che può servire. Ma senza, voglio dire, veramente senza fare cose complicate, perché dopo se fate le cose complicate adesso si moltiplicano nel movimento, perché fate proprio delle cose semplici, forse voglio dire anche proprio immaginandovi proprio un vostro stile, non so come dirlo, provate a vedere se riuscite a vedere un vostro stile, una vostra immagine che avete in testa, provate a riprodurre. Cosa vi devo dire? No, io vi posso far vedere quello che ha fatto Igor, ma quelli sono, li ho fatti vedere anche ieri, sono 3 disegni veramente fatti un po' velocemente.
Guardate, io vi faccio vedere un po' questo. Questo è il modello che ha fatto Igor per Brillo. Cioè, no, non è neanche stato troppo preciso, ma era giusto per le indicazioni che dovevamo avere noi animatori per muovere questo personaggio. Qui è visto di posteriore, visto di tre quarti ed è visto di profilo. Secondo me, quando voi, per voi, se anche solamente due pose visto di fronte, di profilo, è sufficiente, perché dovrete usarlo, dovrete, come posso dire, lavorare solamente di profilo, a meno che voi non vogliate fare anche una camminata di fronte, che cioè alziamo il livello di difficoltà. Dimmi. Ah, certo. Perché esatto, scusami, No, questo lo possiamo attaccare. Sì, lo volevo attaccare, infatti. Adesso vi spiego a voi due. Hai seguito però? Hai seguito? Bravissima. Comunque vi però non l'ho fatto, solo vi rispiego la cosa. Aspetta che attacco questo, scusa, Grazie. Ma chi è Beba di voi due? Ecco. Scusa, cioè così, grazie. Questo personaggio chi è? No, questo è di Igor. Ah. Questo qui era un personaggio di Brillo nel bosco di Fafefugna, adesso non mi ricordo come si chiamava il titolo. Allora, esatto, allora tu questo lo devi ancora fare. Secondo me vi conviene fare questo, sì, prima di questo. Allora. Guarda, ti dico subito che tu dovresti copiare solamente due disegni, non tutti, perché non servono. Sono l'opposto di quello. No. Allora, io proprio l'introduzione che ho fatto era proprio per ritornare al passaggio di ieri. Okay. Cioè, in ogni movimento dell'animazione ci sono sempre il principio e la fine, sempre, ovviamente. E in mezzo ci sono dei punti cardine, che sono i fotogrammi chiave. Nella camminata ci sono due movimenti principali. Una camminata, noi la facciamo di 8, c'è un punto di inizio e un punto di arrivo, che in realtà il punto di arrivo è sempre questo, perché è un ciclo. Però i movimenti principali sono solo due di questa camminata, importanti, e sono l'uno, il personaggio ha tutti e due i piedi per terra, è il punto in cui il personaggio è più basso rispetto al terreno ed ha tutti e due i piedi che toccano. La camminata è fatta così, cioè c'è sempre un momento della camminata in cui i piedi toccano tutti e due per terra. La corsa invece non è vero, la corsa non è così. L'altro punto principale è quando noi camminiamo, abbiamo un piede che tocca, che appoggia, e un piede sollevato. E questo è l'altro disegno. E questi sono i due che voi dovete... L'uno e il tre. E dovete solo disegnare questi due inizialmente. Dopo cosa succede nella camminata? L'uno e il tre sono i disegni principali. Poi di nuovo cammina, non guardate questo, e ritorna come al punto al numero uno, però con i piedi invertiti. Perfetto. E le braccia pure. Ecco, l'altra cosa importante della camminata è che le braccia si muovono inversamente all'opposto delle gambe. Allora, per cui 1, 3, 5, che è praticamente uguale, però invertito, e si deve vedere bene. Se voi riuscite a disegnare bene la differenza tra la gamba destra e la gamba sinistra con un colore oppure con uno spessore diverso, in modo che lo fate velocissimamente questo, capito? Se invece fate, vi perdete con le gambe, e la stessa cosa per le braccia. Allora, poi di nuovo, l'altro punto principale, 7, che è uguale al 3, no? Ovviamente all'opposto. Allora, cos'hanno l'1 e il 3? L'1 e il 3 hanno i piedi che toccano, un piede solo e un piede sollevato, che è circa questo è la metà del percorso, e soprattutto questo, non tanto la testa ma tutto il corpo. Più in alto. È certo, perché ammettendo che le gambe siano dei bastoni,
ammettendo che non sono i bastoni, ovviamente più in alto. No, quando le gambe sono distanti, il busto si abbassa. Quando in questo punto la gamba che su cui appoggi si slancia, ti sposta. Allora, voi la prima cosa che dovete fare è un riferimento che è il punto d'appoggio dei piedi. Infatti, disegni il primo personaggio, il numero uno, e fai una riga dove di riferimento dove arriva la testa. Sì. Prima fai il personaggio, poi dove arriva la testa e la linea. Dopo fate questo intanto. Prima di fare il secondo vi dico io come farlo. Ma è semplicemente, cioè dovete solamente spostare il corpo più in alto e disegnare. Quindi facciamo l'uno. L'uno e il tre. E questo è quello che ieri volevo proprio dire, che è importantissimo proprio per tutte le cose, per tutte le animazioni. Cioè per tutto quello che riguarda punto di partenza, punto di arrivo e fotogrammi chiave. E poi in mezzo ci va tutto il resto, ma che è relativo. Lo studio proprio dell'animazione è proprio quello, cioè i movimenti principali, punto di arrivo, punto di partenza, punto di arrivo e fotogrammi chiave che ti danno proprio il movimento. Il resto è solo praticamente esecuzione di movimento, capito? Vai a finire un movimento che tu hai già comunque studiato e a quel punto lì sei. Grazie. Prego. Ti stai facendo un caricato. A me? Cioè, ti conviene farla molto semplice, perché sennò ti metti una vita. C'è stata. Sono andato a. Aspetta, dove? A Urbino con la Magda Guidi, c'era la Pucci, l'Alessia Travaglini, Martignone, così, e in mezzo poi si è andati a presentare delle cose, e in mezzo al pubblico c'era una ragazza che disegnava e ha fatto un disegno di tutte le facce. Oh, mi ha fatto anche me, ma mi ha fatto uguale. anche una brava disegnatrice. Ah, i peg bar li avete? Sì. Peg bar. O registri, questi qui. Oddio, scusa. Tu ce l'hai il peg bar, questo? No, io ho preso un foglio così. No, cioè questo... aspetta. Voi li avete tutti i peg bar? Non ce l'hai? Adesso te lo porto. Voi li avete tutti i peg bar? Tu no? Qua ce n'è uno. Ah no, questo è il tuo. Sì. Allora, voi ce li avete? A te manca. Adesso te lo porto. I peg bar voi li avete? E tu ce l'hai? Tu ce l'hai il peg bar? Io sì. Sì, sicura? Sì. Ah, tu allora tu? Vabbè, adesso allora uno qui, uno là. Qui vi mancano i peg bar o ce li avete? Io ce l'ho. Eccoli. Prego. Tielo. Dove tieni fuori? In alto? Allora tielo fuori questo. Che è che manca a te? Grazie. Non so se lo tieni in alto, comunque questo qui lo tieni fuori, eh? Fate le cose semplici, eh? Hai già cambiato idea? Sì, no, non è che è vero, mi no, vedi poi no, così. No, no, poi dopo, come troppo, non è stato semplice. Anche perché considerate che, cioè, tra fare questi, fare poi... E le scansioni ci vorrà, per cui dobbiamo cercare di avere dei tempi. E io che non so disegnare proprio voi, non faccio. No, ma l'hai fatto perfetto ieri, certo. Sì, sì. No, ma poi lo puoi lasciare anche qui, eh? Puoi lasciare anche lì. Ah, beh, ti devi spostarlo. Ah. No, ma fallo semplicissimo. Come l'hai fatto benissimo ieri?
pianissimo questo? Sì. Ah, vabbè. Beh, camminava, no? No, no, camminare, sì. Non lo so se volete qualche riferimento un po'... Questo lo conoscerai di sicuro, perché... Sì, no, sì, è la fotocopia del... Però se volete dei riferimenti, boh, guardate qua, se avete voglia di... Vediamo. Minimal, diciamo. Come? Va bene, no, devi farlo così adesso, lascialo proprio minimal. No, proprio assolutamente. Io ho messo questo sopra prima. E poi l'ho cancellato. È la stessa cosa, però guarda, ti dirò. Allora, questo è sbagliato, in questo modo. Perché... Questo va sopra, questo va sì, sopra. Perché vedi che ha la braccia. No, ma l'avevo fatto, poi l'ho cancellato. Bene. Non lo so. Allora. Non ci siamo ancora entrati. Fa vedere. Sembra come se sta... Sì, perché hai... Perché comunque adesso... È più corta. No, forse questa gamba qui è un po' indietro, la gamba sinistra, e questa qua è forse leggera, ma no, ma va bene così, è un po' cortino, poi il piede va piegato un po' in avanti, ma fai un segno un po' più deciso, sì, perché dopo facciamo fatica a scansionarlo. Va bene. Allora, fai una cosa precisa, fai così. No, sai perché? Perché... Certo. Ti rimane di riferimento, fai una riga, no, un po' di più, un po' più dritta, in modo che, scusa, ho sbagliato, rifai, l'ho fatto troppo alta, no, perché così vediamo proprio esattamente dove batte bene il piede, se no sembra che se fai una riga non troppo precisa, sembra che voli, hai capito? Per renderlo il più semplice possibile, che caratteristiche che dovrebbe avere. Guarda, lui sta rifacendo quello che ha fatto ieri, che va benissimo. Sì, al limite puoi anche prendere questo, ingrossarlo e colorarlo, non è che devi fare delle cose complicate, cioè, hai capito? Zero, cioè assoluto. Ricordati. Io gli volevo fare, sai cosa volevo sì. fare? Volevo fare questo personaggio un po' meglio con davanti un cane nello benissimo. Stesso modo. No, è difficile. Cioè, il cane cammina anche quello diversamente, però lo puoi fare, vai. Sì, va benissimo. Cioè, non c'è, va benissimo. Sì, va benissimo. Il cane, per semplificarlo, gli faremo una cosa velocissima, una camminata velocissima, in modo che... Perché no, lo facciamo sempre lì. Prima però fai questo. Allora, gli tieni una mano o tieni il guinzaglio? Allora gli tieni una mano sempre. Ecco. E filo un pochino. E il cane lo faremo muovere un pochino. Ecco le gambe.
e con le gambe così, perché sennò devi farti una camminata che sarebbe da studiare anche quella. È meglio. Ciao. No, oh, beh. Sì. Faranno anche a casa? Ah, bello! Fantastico! Bellissimo! Comunque, eccolo qua. Ah, fantastico! Ma riesci a farmi un freeze di questo? Da darmi? Dopo ti do il filmato. Ah, va bene. No, perché è bello, eh? Ma perché io questa cosa qui l'ho fatta per una bimba, hai capito? E di 9 anni, e poi gliel'ho mandato, sì, e hai capito? Per cui no, ma mi piace anche per quello, perché insomma, su me si andrà bene una bella mezz'ora. Bellissimo, portante. Bellissimo, allora, bellissimo. A casa, se qualcuno vuole smanettare. Perfetto, fantastico. Fantastico. Sì, questa è la diretta. Sì, però. Sì. Vabbè, qui si vede piccolo, però certo. Stiamo qua. Faccio vedere la... Allora. Ah, bellissimo. Facciamo così, tanto non ci... Usciamo fuori da qui, se lo vediamo dai laboratori. Ah, tu lo vai a vedere in diretta? Sì, sì. Ah. Basso. Sì, devo chiudere una schermata se non ce la faccio. Ah. Tiro questo qua dallo studio. Allora, lo tengo al basso. Schegge animate. E questo qui è la diretta. Fantastico, ma è bellissimo. Eccolo qua. Con una differita di 10 secondi. Ah beh, certo. Male, però è questo. Ah, è fantastico. Si vede la risoluzione più bassa, perché sennò... Sennò non gira, per forza. Beh, ma va bene così. Che risoluzione è questa? Bisogna avere una al secondo. Invece noi stiamo andando a 400-500k. Ah beh, per forza. Si abbassa. Che risoluzione ha questo? Questo non è che c'è una risoluzione. No, te lo dico. Allora, io sto andando... Ah, no, non lo posso vedere più. Beh, lo stesso, dai. Comunque stiamo andando a 720 per... Ah, 576. Però non dipende in te. No, ma infatti rimane un po'... Ma è bello, bellissimo, eh? Consigliami lo streaming così. In Italia è così, all'estero... No, beh, ma anche... Cioè, è impossibile. Ci appoggiamo la linea che... Cos'è, il DSL qua? Sì, qua c'è Fastweb. Ah, Fastweb. E cos'è, 7 mega? Sarebbe, dico. Ho fatto un test. Arriva a 4? Problemi? No! Ho visto un po' la faccia, ho detto secondo me. No, ma vai via semplicemente. Fallo, vai. Cioè, adesso io prima dicevo che facciamo il modello, eccetera, eccetera. Chi, lui per esempio lo fa e va bene, ma chi non riesce a farlo, vai direttamente sulla base che hai fatto e fai il mostro, eh? Cioè, ma veramente, senza... Cioè, lo dico per tutti, insomma. Sì, io già ci sto dando dentro. Sì, no, chi riesce a fare i modelli bene, chi invece non riesce, non è che dobbiamo perdere troppo tempo, poi andiamo direttamente sull'animazione con la vostra idea, cioè, perché poi, insomma... Beh, guarda, allora è quello che stavo dicendo, se non riesci a fare il modello visto di fronte di profilo, vai direttamente quello di profilo, e in modo che così dopo lo disegni subito, perché sennò non è che dobbiamo fare, insomma, dobbiamo cercare di essere pratici, ecco. Da dove si scorre? Da lì? Sì? Uno? Allora, vediamo, uno. Va bene. 3,
Ok. Perfetto, perfetto, perfetto. Adesso voglio vederti animarlo. No, no, beh, ah, ma guarda. Ne hai troppi sotto. Perché... Allora, questo qui è un po' avanti. È un po' avanti. No, la gamba. Perché se tu pensi che faccia, che fa questo movimento, questa gamba qui passa da qua e poi va là, perché il disegno dopo questo qua sarà là, vedi che qua questo qua è più vicino a questo piede qui che non a questo. Allora andrà circa a metà della gamba, hai capito? Questo devo andare più dietro. Questo è il piede. Il piede andrà qui così. Ah, ok, va bene. E di conseguenza anche un po' il ginocchio non sarà così avanti, perché vedi che già nella posizione dove arriverà, hai capito? Cancella proprio solamente quella gamba lì. Fai, guarda, così si fa, ti faccio vedere. Tu hai, sai che sai, no, sai che deve arrivare qua. Esatto, che devi arrivare lì. Allora, praticamente questa gamba fa questo percorso, no? E farà così. Tra questo qua. La metà del tallone è qui così, no? E poi dopo, hai ragione. Vedi? Poi fai la gamba. Questo è un po' alto, così. Disegnalo meglio. Benissimo? Il 5 devo fare il 7? Sì. Adesso tu userai questo qua, giusto? Stilizzalo di più. Cioè proprio più stilizzato. Più netto e dopo sei a posto. Va bene, no, quando farai il poi, per quello che utilizzerai, capito? Ma va bene, cioè. No, ma va bene, va bene. Igor, è Igor questo. Beh, parliamo piano perché no. No, non perditi troppo, cioè, più che altro, cioè, secondo me tu ieri avevi fatto un personaggio, e secondo me stilizza bene quello lì e fai quello, ma certo, ce l'avevi già fatto, hai capito? Però lo fai stilizzato bene, ieri avevi un segno un po' sottilino, non si vedeva, si confondevano un po' le gambe, riprendi quello lì, lo semplifichi un po', E aggiusti gli errori che avevi fatto ieri, ti ricordi le gambe, quelle cose lì. Va benissimo, vai, non preoccuparti. Vai, fai pure. Sì, non dovete mica avere dei problemi. Lo so. Dai, va bene. Lascia peccare. Sì, però sai che deve guardare quando cammina, deve guardare da... Ah, perfetto, allora, va benissimo, però non perditi troppo sui dettagli, cioè piuttosto perdere tempo a disegnartelo nella posizione in cui di profilo, perché così fai prima o dopo, hai capito? Dai, va bene. No, come dicevo, non stare troppo a studiarlo, a questo punto studia bene, studia questo e ti riproduci quello lì, anche perché avrai tutte quelle palline da disegnare che dopo ma sì, schizzalo, cioè, senza stare troppo, tanto userai questo solamente per dargli un po' di cioè, quello che stiamo facendo è un ipotetico studio, poi dopo è ovvio che voi in questo momento non abbiamo il tempo per fare uno studio
completo, no? Per cui non ti voglio vedere lì. No, ma cioè, va bene, va bene, ci riesci, vai via tranquillo. Sì. Ti sei messo, no, ma va bene, ci riesci. No, se non ti fai troppi problemi sui segni, vedrai che si muoverà tutto. E va, perfetto, allora perfetto, va benissimo. Ecco, dopo il 7, esatto, ricomincia, allora togli tutti i disegni che hai, tieni solamente il primo e il 3, che sono i disegni chiave. E intercali, quindi devi fare l'intercalazione, non devi guardare questi. Okay. Allora, per fare l'intercalazione cosa devi fare? Tu hai visto, intanto tu vedi il corpo, che ha il primo alla testa qua e il secondo alla testa qui. Allora andrà dove? In mezzo, perfetto. Il corpo la stessa cosa. E le gambe uguale. La gamba fa questo movimento qui. Allora tu ti segni il movimento. Tallone e tallone mezzo, e sarà in mezzo, perfetto. Okay. E procedi così, semplicemente. Quello devo ricalcare? No, questo facciamo un pencil test di questo, lo teniamo così. Senza colore? Sì, oppure se vediamo che va già bene, lo colori direttamente in modo che raggiungi gli altri. Dove sei arrivata? Oh, vai avanti pure nell'animazione. Sì, devi finirla. Adesso hai fatto l'1, il 3, il 5, il 7, adesso devi fare il 2. Esatto, allora, perfetto, interpolazioni. Allora, prendi i fogli. Allora. Così. Questo devi fare il 2, Il 2. Allora, a questo punto come fai? Cosa vedi? Qua hai il corpo che si è alzato, no? Allora devi intercalare proprio, cioè devi fare il corpo a metà, no? Questo qui è leggermente, è un po' bassettino, però diciamo che è a metà. E questo qui doveva andare leggermente più su, è andato sulla testa ma non il corpo, hai capito? Però va bene, lo correggi e lo porti qua così. E questo andrà circa a metà, andrà un po' più in su. Poi la gamba cosa fa? Partiamo dalla gamba, però sì, la sinistra. La gamba sinistra, esattamente. Sì, fa questo movimento, giusto? Allora, tallone qui e metà sarà qui, così. Per cui qui ci sarà il tallone. E la gamba destra farà la stessa cosa, cioè passa da qui a qui, per cui sarà, il piede sarà qui. Qua è sempre appoggiato il piede, per cui sarà qui così. Hai capito? Non sarà dritto così, ma sarà un po' così. Vai. E correggi subito il corpo, perché è un po' basso, lo tiri un po' più su. Perché vedi, qui sei andata su, guarda, di 3-4 mm, 3 mm e qua no. Ecco. Le gambe, non lo so. Le gambe? Sì, vabbè, no. Però secondo me non guarda. No, va bene. E guarda, se le fai così tipo futuristi, ci becchi. Io volevo fare, cioè, al cane, tipo, alla fine muove la testa. Sembra un morto. Sì, va bene. Bisogna che si vedano comunque il movimento. Sì. Comunque così va bene. La stilizzazione è così perfetta. Così è. Sì, vai. Mettici un naso, se vuoi, proprio, ecco. Sì, vabbè, tanto. Dai, va bene. Quello dovevo fare in franta, ma non ho fatto il Ma cosa devi fare? Lo devo fare da dietro? Beh, vabbè, dai, cioè, sì, cioè schizzalo leggermente, in modo che senza, cioè, avrà, secondo me avrà, sarà tutto nero qua, visto da dietro, sarà tutto nero, poi gli tiri le due gambe, le due braccia, sei già a posto.
si vedrà un po' il ciuffo là. Dimmi, e ti do la mia. Vedi che per fortuna che le ho prese, guarda. Come lo scansioni così dopo? Sì, perché l'ho voluto fare un po' più. Ah, va bene, va bene. Anche se non è ovviamente corretto. No, però va bene, dai. Diciamo che stavo. Sì. Stai un po' più forte col segno, eh? E più precisa, più tac, più decisa. Sì. E usi lo stesso procedimento, ricordi sempre che. Cosa diamo? Diamo un tempo per finire questi modelli? Cosa dici? Sì, perché adesso sono 10:40. Un quarto d'ora, 20 minuti. Per le 11. I personaggi, non voi, dopo voi recuperate. Un quarto d'ora, e dopo così cominciate a animare i personaggi, perché sennò non riusciamo. Ma sì, dai, adesso li hai già fatti. Cioè, da modelli è già poi quello di profilo che già va già bene. Ma stanno cercando di far coincidere. No, beh, perché dopo poi, sai, se più tempo ci metti adesso, ti devi. Dopo si moltiplica per 8, eh? No, ma questo è facile. Il problema è farlo coincidere. Come se la giornata. Vabbè. È vero, un po' ce ne ha, un po' ce ne ha. No, non perdi troppo su questo, eh. Comincia a immaginarti quello di profilo, eh. Cioè, nel senso che adesso hai già le proporzioni, e lo praticamente riproduci il corpo. Fagli, usa lo stesso stile che usa di Salsicciotti, che no, io li farei proprio esterni, come se fossero tipo Miss Len, un po', cioè. L'ho detto anch'io. Il professore. Ci capisci? No, questo piede qui appoggia ancora, eh? Eh sì, perché è come se tornasse indietro così. Da così è come se facesse questo movimento, per cui proprio il piede tocca tutto per terra, non è così, è come se facesse, se no farebbe così, sta giù, ben piantato, perché se no sembra che voli. No, andava bene come l'avevi fatto prima, in curva, beh certo, sì, perché, ecco, perfetto, adesso tocca bene, perché è lì che appoggia, no, il corpo, e quell'altro va bene, che è abbastanza, no, è abbastanza, però guarda, considera una cosa, il piede che tocca per terra è praticamente orizzontale, questo ha questa inclinazione quasi di 45 gradi, no, in questo senso, questo qui è molto più inclinato di questo, in realtà da orizzontale, Deve essere inclinato meno di questo, deve avere un'inclinazione tra questa qui e il piede, per questo invece è quasi verticale, capito? Però come posizione del tallone va bene. No, è il contrario, se questo, guarda, questo è orizzontale, quell'altro l'hai fatto così, circa così, verrà circa questa inclinazione qui. C'è una mezza via, si è detto? Niente, poi vai avanti, fa vedere le braccia, attenzione anche le braccia, guarda, sempre per il discorso che abbiamo fatto prima del mantenimento delle proporzioni, allora, secondo me questo braccio qui
Allora, 1, 1 e 3. Allora, va bene che sale, aspetta, vediamo, eh. Però secondo me mi sembra che si sia un po' accorciato questo braccio qua. Guarda, vediamo. Vedi che sei un po' accorciato? Allora ti devi spostare, perché? Perché? Perché il braccio fa questo movimento qua, eh? Cioè anche se il corpo sale, comunque, siccome è impregnato nella spalla, comunque la, questa qui è il punto dove è impregnato, il braccio fa questo movimento, no? Passa da dietro davanti facendo questo movimento qui, per cui se dietro e qui dovrebbe essere qui così, capito? Però salendo viene circa qua, hai capito? Cioè, proprio perché fa questo movimento, hai capito? E di conseguenza è vero che sale, per cui sale anche il braccio, però è vero che ha questa, hai capito? Un po' più in basso, deve essere un pochino più in basso, non è che l'hai fatto cortissimo, però un pochino, si era un po' accorciato, hai capito? Dai, vai, vai, è già fatto, vai. Vai, anche tu, vai. È accolorato. Benissimo così, posto. Cioè, com'è, ti conviene già animare, farlo camminare. Ti manca? Questa è personale, eh? Cioè guai chi la tocca. Dai, vai che va bene. Lo fai di fronte mentre cammina? Lo fai visto di fronte? Cioè è come se camminasse... Ma io lo farei così, posso fare qua? Cioè, fai così, hai l'orecchio qua, poi non so, il naso sarà qui così, e l'occhio, l'orecchio è, vabbè, l'orecchio, l'occhio lo fai così come l'hai fatto, ma secondo me sempre qua vedrai la bocca e i capelli sopra, vabbè, comunque, sì, mantieni la forma, quando devi... È molto di profilo, è molto di tre quarti, non è di profilo. Perché è tutto di tre quarti. Cioè invece, no? Perché cammina. Oddio, è come se tu lo vedessi camminare così. aspetta, ti do una mano. Questo di profilo, vedi? Lo so, però hai ragione. Però no, lo puoi anche far camminare così. Però poi cosa ti trovi? Ti trovi che quando dovrai fare il corrispettivo dall'altra parte deve essere completamente girato, la testa completamente girata dall'altra parte. Per cui diventa proprio complicato il movimento. Ti conviene, lavora su questo. Cioè, sai cosa volevo dire? Che se tu lo vedi così, che può essere camminare così, però quando fa il passo poi lo devi fare così, lo vedi, hai capito? Diventa già un movimento molto più complicato. È meglio, sì, perché? A posto? Sì. Mi raccomando, segui sempre 1, 3, 5, 7 intermedie. Non mi trovo. No, perché no? perché ti sbagli di sicuro. Dopo le devi rifare. No, dai. No, ma perché proprio c'è... Non so che se non me li ricordo prima tutti quanti, cioè non riuscirò a farlo. Come non te li... Cos'è che devi ricalcare? Cioè, se non memorizzo non la metto. No, ma l'animazione non è che la memorizzi, ogni volta è diversa, Ogni volta è diversa. Appunto. Almeno devo provare una volta a ricalcare per memorizzare. Prova, dopo... Però, però non è un procedimento giusto, eh? Magari inizia una saga. Va bene. Va bene, cioè, ti faccio firmare un'autocertificazione. Ma
posto? Ah, il tuo uomo palla, dici. Allora, qui stai facendo il 4. Togli però quelli che non ti servono. Perché tu stai facendo, cosa stai disegnando qui? Ma lo devi fare tra il 3, se fai il 4 devi avere il 3 e il 5 in mezzo, se no non riesci mica a farlo, eh? Allora questi si tolgono, metti il 3 qua, e il 5, sì, sì, perché e poi ci fai il 4 e ci scommetti che questa gamba non va bene. Vedi? Là. Quindi fa lo stesso, usi lo stesso procedimento che hai fatto finora. Allora, anche qua, guarda, questo corpo qua, l'avevi alzato? Sì, l'ho alzato. Perché è alla stessa altezza di questo. Vabbè, fai così. Allora, qui devi alzare la testa, il corpo ti rimarrà sempre un po' statico, vedrai alla fine. Allora, movimento che fa, 1, è così. Allora, questo passa là e sarà la metà qui e ancora tocca sempre, vedi? E questo qua, questo qui farà questo. Allora, tallone e il movimento è così. E la testa. L'8 col 7 e l'1? Esatto, l'8 lo fai col 7 e l'1. Iniziamo a fare il movimento. Sì, ah sì, sì. Vai. Sì, cioè, vai. Come vuoi tu, con la tecnica che ti pare. Vai, perfetto. Hai visto? Hai fatto in un attimo. Mentre cammino devi... No. Dai, va bene. Bene. Tienilo bello verticale, che dopo... Ecco. È un po' inclinato, ma va bene. Però va benissimo. Te lo stilizzi bene, e dopo te lo riporti, te lo ridisegni. Perfetto, dai. Come? Ci riuscirò anch'io. Sì. Vai. Ma dopo vedrai che funziona. Sì. Sì. Al limite lo gli dai un po' con del colore, con delle matitasse e via. Vai. Sì. Non riesco ancora a capire se le gambe sono uguali. Sì, va bene, dai. Le braccia le mani in tasca, sì. Te le freghi qua. Vabbè, però ricordi che è un ciclo, per cui lo fa. Okay. Cioè, lo fa pure rientrando. Per forza. Cioè, per cui farà questo, avrà sempre un gesto così, Oppure faccio un braccio libero all'altro in tasca. Va bene, perfetto. Dai, così, dai, più giusto, così vedi più fluido. Guarda che vola, Va bene, però ecco, anche qua il cane, fallo salire e scendere anche lui, Questo è tra l'uno e il tre. Allora, questo è l'uno. Di farlo salire tra l'uno e il tre. Appunto, quello che dicevo, fallo salire anche sul tre. Se sale lui, se sale l'uomo, fa salire anche lui. Oppure fa il contrario, cioè quando lui... No, il tre non è ancora salito l'uomo, no, è fermo. No, deve salire, qua. Anche il tre, sì. Il tre. No, è il tre che sale. Cioè, vieni, è proprio questo, vedi? È l'errore che hai fatto ieri, mi sembra, vero? Che l'hai fatto andare via pari. Vabbè. Vedi? Allora, fai una cosa, adesso, visto che devi ancora rifarlo, devi rifare il 2, il 3, fai il personaggio che si alza e il cagnolino invece lo fai più alto, perché l'ha già disegnato il cagnolino sull'1, sì. E com'è? È basso? Tocca? Sì, tocca. Allora lo fai alzare anche, sì, lui, in modo che vanno via insieme. Forse ti conviene rifarla, secondo me. Sì, tanto fai poi presto, lo sai come devi fare, no? Per fare questa cosa. Te lo posso fare qui? Sì, di fianco? Sì.
fai questo. Ah. Cioè, tu ti prendi, te prendi il riferimento, questo, sai che lo devi portare lì, poi ti abbassi, poi ti ridisegni tutto. Okay. Cioè, il corpo praticamente dopo ti rimane. Perfetto. Hai capito? Dopo lo riposizioni con sulla pelvic bar e vedi che devi solo fare le gambe, hai capito? Okay. Cioè, è molto pratico così da fare. Sei? No, non ti viene? Non ti piace? Ma non so, no, perché secondo me se tu ma no, non va mica male, se tu, l'unica cosa è che forse dovresti farlo con un pennarello o qualche cosa, vero? Hai qualche cosa con te da fare? La rubi? Sì, io lo farei così, ma anche dopo, però, cioè, ti conviene farlo dopo. Allora, adesso ti conviene solo al limite schizzarlo e dopo lo ridisegni. Cioè, secondo me, però sai, dopo devi poi sempre ridisegnarlo, non è che... Vede, lui lo sta facendo praticamente subito, che va bene, cioè, sì, sì, perfetto, no. Come? Guarda che, cioè volendo, non è che potrebbe anche essere complicato, No, io voglio fare solo un rimbalzo. Vuoi fare un rimbalzo? Va bene, fallo. Preferisci quello, No, quando finisco questo. Come va? Adesso sto Sai cosa ti conviene fare quando fai così? Ti metti due o tre fogli qua. Ah no, perché stai lavorando sopra il tuo. Ah no, va bene. Sì, sto lavorando su quello. Sì, va bene. Così. No, ma mettici sopra un foglio nuovo. Sì. Ah. Sto ritrattando bene, vedendo come. Ah no, perfetto, va bene, sì. La pallina quando rimbalza fa dei movimenti che non sono regolari, Sì, ti sto sfidando. No. Dai. Hai finito? Vediamo. Va bene. Allora aspetta, poi è così. No, va bene, dai. Uno, due e tre. Tac. Adesso è spostato, per cui va bene. Adesso cos'hai? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, questi li abbiamo già visti. Adesso hai il 7, no, hai il 6 da fare e 7. Metti sempre sotto il primo, il 5, se no ti perdi. Sempre quello precedente e poi quello successivo. Dai, sei a posto. Di lusso. Cioè, va bene. Questo sta piegando. È lo stesso, quando lo disegni avrai il tuo riferimento, è quasi uguale già quello che hai fatto, devi solo mettere la testa, Cioè, fai un segnettino come hai fatto qua, un po' più grosso, come hai fatto anche qui, va benissimo. Con gli occhiali, la testa, i capelli, quello che vuoi. No, va bene, poi. Cosa devi fare? No, va benissimo. No, stavo guardando lei, no, ti sto spiando. No,
figurati. Se, guarda, secondo me ti do una mano, aspetta. Perché no, allora, vabbè, questo no, ma parti dal primo. Parti dal primo. Il primo è, sai perché io metto quello? Perché è perfetto per iniziare quella posizione lì. Ah, me l'avevi già fatto? Sì. Ah, scusa, allora, allora anche, si fa, anche il 3 si fa col primo sotto. Sì. Così. Così. Allora, questa gamba qua, questa è, deve essere verticale praticamente. Vedi dove l'avevi fatta prima? Adesso questa l'avevi fatta leggermente avanti, ma praticamente... Vedi? Praticamente è la gamba d'appoggio, guarda, è la gamba d'appoggio, è questo movimento qui. Praticamente tu vedi questo, da così a fa questo qui. Qui questa gamba è quasi dritta, vedi? Per cui è quasi, sta praticamente dietro. Cioè è solo questa che si cancella tutte e due queste qua? Sì. Cancelli tutte e due? Sì. E non ce l'ho, non ce ne ho più io, ma perché oggi siamo in uno di più. Adesso ti spiego come fare però. In quanti siamo? 1, 2, 5, 10 e sì, 15, siamo in uno di più. Allora, praticamente, il corpo va bene, no? Allora, la gamba viene qui. Allora, tu avevi fatto la gamba... Bisogna capire che gambe. Questa che gamba è? La sinistra? Questa qua? Sì, la sinistra. Questa, ho sentito questa. Questa secondo me è la destra. La destra? Sì. No, hai ragione, la sinistra. Allora, questa è la gamba. Allora, praticamente questa qui è la gamba destra che sto facendo. E verrà qua così. Col piede che tocca ben per terra perché è appoggiato. Sì. E questa qui sarà così, circa qui così. Sì. Vedi che poi fallo nello stile tuo, col piede. Sì. Ecco. Okay, vedi? Così. Hai capito? Dopo praticamente avrai questa qui è invertita con questa gamba qui che viene davanti, questa dietro. Ma figurati, hai capito? Aspetta, fai così, cancelliamo, che dopo lo capisci meglio. Allora, no, è il contrario, bisogna andare a cancellare questa. Ecco, hai capito? Sì. Questa praticamente quella ferma fa da sfondo. Esatto, esatto. Diciamo che quella, la gamba destra è dietro, sì. E la gamba sinistra è davanti. Perfetto. E chi è che aveva fatto le teste sempre sullo stesso livello ieri? Tu, ricordati, quel movimento. Sì, ecco. No, tu sai cosa avevi fatto? L'avevi tenuto il primo e il secondo quasi sullo stesso livello e il terzo che andava su di colpo. Sì. Ricordati quello lì. Ah! Accidenti, come si può fare? Facciamo così, guarda, tieni. Dopo questa ce la rimettiamo. Tieni, guarda. No, so. C'era quella. Come? Già c'era quella. Grazie. Prego. No, dopo quando ne abbiamo bisogno chi viene a scansionare prende la sua. La stessa cosa, vedi i due piedi come sono messi, come sono posizionati, appoggiati per terra, e questo invece va su. Sì, invece deve essere anche quello appoggiato per terra. Se quelli sono per terra, anche quello in mezzo deve essere per terra, per forza. Non può avere un movimento suo, hai capito? Perché è il piede che da qua passa così, poi va indietro e dopo si alza, hai capito? Però fino che è appoggiato, sì, perché fa conto di essere sul tapirulan, no? E fa questo movimento.
quando invece è dietro che si alza, appoggia su questo. Io non l'ho controllato perché avevo paura. Probabilmente ho sbagliato qualche piede. Andiamo a vedere. Allora. Questo, no, se non me lo dimentico. Scusa, scusa. Guarda, vedi, guarda, ti avevo anche disegnato il percorso del tallone. Io non l'ho fatto in mezzo. È per terra, tocca ancora. Vedete, questo piede si alza. Allora questo qui allora, segna, aspetta, no no, facciamo così, guarda, facciamo così, te lo segno qua, dopo lo cancelli. Ti stai galvanizzando, allora. Anche e questo, guarda, sì, col fatto dei piedi uno su uno giù non ci non preso, te l'avevo detto prima, vedete, definite bene la gamba destra e la gamba sinistra, sennò vi perdete. Allora questa gamba fa questo movimento qui, passa da qui e va là, okay. E fa questo, e il tallone deve essere qui, così. Vedi? Invece qui è già per terra, invece deve essere la metà del percorso. Per quello che dico che le intercalazioni sono e il disegno devono essere perfetti. Poi che è questo, è quello sbagliato, non questo qua, ricordatelo, questo qua che è sbagliato. Deve essere più grato. Deve essere qui. Deve essere, no. Ah, oh, no, più dietro. Cioè, il percorso del piede, questo, questo va bene, va là. Questo qui invece è già per terra, quello lì, che è questo qua dopo. Invece deve essere un po' piegato in alto. Sì, deve essere qua il tallone. Sì, sì, sì. Circa. No, non dove ho fatto la crocetta, eh. Ti ho solo segnato che questo è sbagliato. E questo, va, e questo è a posto. Questo torna indietro, no, hai capito? Sì, sì, sì. Sicura? No, non so come fai tu a capirlo così velocemente. Io... Vabbè, insomma. No, l'esperienza. Questo, anche questo, vedi come l'errore di prima. Questo piede da qui va là, vedi? Per cui si deve alzare, invece qui tocca ancora. Ah, sì, devo togliere. Okay. Allora, te lo posiziono qua, qui. Va un po' più su. Questo va bene, l'intermedio. Adesso io questo qua. Questo, ecco, questo qui andava quasi bene, ma solamente questo piede qui tocca, questo deve toccare per terra. Perché, con la punta. È certo, perché appoggia. Perché fino a che non è proprio alla fine, appoggia sempre, perché. No, a meno che tu fai una camminata fatta così, hai capito? Che cammina sulle punte. Allora, correggo le cose. Facessi un movimento della palpebra anche. Lo vuoi fare in otto fotogrammi? È troppo, sai? Perché dopo... puoi anche fare se vuoi, Però secondo me ti viene... Sì, ti viene una cosa talmente rapida che non perdi un po' il senso. Sì, non lo farei. Consiglio. Via, vai. Comincia ad animare. Perfetto. Perfetto. Va bene? Va bene? Adesso devi fare finale, per cui no, che intermedio tra? Perfetto, tra il 7 e l'1 poi sarebbe. Per cui metti prima il 7 e poi l'1, in modo che vedi qual è quello sempre quello dopo.
Posso, stai andando sotto i tuoi disegni o stai rifacendo l'animazione? No, facendo. Ah. Questo è il 3. Ah, perfetto, bravo, bravo, va bene, va bene, bravo. Il 5, no? Ah, perfetto, perfetto. Ah, no, no, volevo, sapere se, volevo proprio sapere se fai questo. Va bene, se, se usi questo procedimento qui. Va bene. Dai. C'è stato un altro del corso di Bologna che ha fatto la stessa cosa, vieni. Si vede che c'è. Ecco. Ci sei? Sì, credo di esserci. Cosa stai facendo adesso? Sì, qua. No, fai, vai avanti come ti ho detto, 1, 3, 5, 7, va bene, tanti, questi li tieni, il 2 e il 4, però prima fai, gli, fai cioè tienili perché vanno bene, voglio, possono anche andare bene. No, io li sto bozzando, poi avrei... ma ti sbagli a far così, cioè è proprio, guarda, metodo, lei non lo vuole fare e dopo vediamo. È una minaccia questa. No, ma dai, scherzo, cioè. Cioè, figure, cioè, non è che non mi interessa, cioè, no, io, cioè, il metodo è quello, se poi dopo lo hai, se, se vuoi farlo diversamente. No, ma scherzi, ma ci mancherebbe, ma però no, ma hai ragione, cioè puoi anche aver ragione. Sì. Oh beh, guarda, cioè guarda, fare l'animazione è un'altra cosa, per cui no, ci vuole, capito? Vediamo com'è. 1, 2. Specialmente sul cervello. Eh beh, 3, 4, 5, 6. E si è accorciata un po' questa gamma, ma va bene, dai. 7, 8. Sì, va bene, dopo questo piede qui va bene. E 9. Dai, proviamo a scansionarlo velocemente. Allora, dobbiamo fare una cosa. Mettiamo qui. Sì, proviamo. Adesso prima aspetta prima di fissarla, che dobbiamo vedere dove guarda la... Facciamo così. Come ti chiami tu? Come? Titti. Titti. Allora, dov'è la camera? Perché dice nessuna sorgente video?